Allora, com'è possibile verificare se un numero è primo? Spiegazione aggiuntiva di un metodo alternativo. Allora, questi sono dei dati da utilizzare. 1, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, eccetera. E questi valori sono dati da 1, 1 per 2 è uguale a 2, 2 per 3 è uguale a 6, come qui sopra, 3 per 4 è uguale a 12, come qui. 4 per 5, 5 per 6, eccetera. Questi sono valori costanti utilizzabili su qualsiasi numero intero per determinare se un numero è divisibile. Allora, come utilizzare il metodo? Allora, n è il numero che voglio andare a verificare. N fratto 1 è uguale a n. Questo risultato qua lo porto qui sotto. N-n fratto 2 è uguale ad a. A-a fratto 3 è uguale a b, b meno b fratto 4 è uguale a c, c meno c fratto 5 è uguale a d. Questi valori determinano un numero dove ha la possibilità di essere un numero intero. Questo metodo è utilizzabile in qualsiasi numero intero da verificare. Basta anche solo un valore intero risultante per aver verificato che il numero non è primo, oltre ad n e ad 1, cioè oltre a se stesso e ad 1. E da dopo aver ottenuto un risultato inferiore a 2, ulteriori calcoli sono inutili di questo metodo, perché alla fine della serie di operazioni l'ultimo risultato intero sarà sempre solo 1. Allora, qui sotto faccio vedere i calcoli che ho eseguito per arrivare a questo, che sembra abbastanza semplice. Allora, 60 fratto 1 resta sempre 60 fratto 1. Allora, 60 meno 60 fratto 2 è uguale a 60 meno 60 fratto 1 per 2. Allora, questi valori qui, 1, 2, 6, 12, sono questi qui sopra, che sono dati da queste operazioni qui sotto. Quindi questo valore qui è questo valore qui. Allora, io adesso voglio andare a semplificare questo secondo valore delle operazioni. Allora, pongo l'esempio, questo 60 qua, il secondo valore è sempre n quando io lo inserisco, quindi dovrebbe essere 30 meno 60, perché sto andando ad analizzare 60, l'n, fratto il numero dell'operazione che sono arrivati, quindi 30 meno 60 fratto 6, che sarebbe 1 per 2, fratto 6, che sarebbe 2 per 3, scusate. Allora, vado a dividere per 2, per semplificare, sia il 60 che il 2 per 3. In sostanza vado a fa mi risulta 30 meno 30 fratto 3. Allora, sono andato a fare questo qua perché in sostanza complico l'operazione dividendo il secondo valore, che è n, per il primo valore tra le parentesi. In questo caso è 2. E divido lo stesso valore anche la moltiplicazione tra le parentesi, quindi anche questa moltiplicazione la divido per 2, ottenendo così i primi due valori uguali e semplificare in modo diverso. Ho ottenuto così la possibilità di usare sempre il risultato precedente in due posizioni, cioè voglio utilizzare il 30 sia qui che qui. E deve essere una costante, cioè in tutte le operazioni sempre, tipo qua devo utilizzare il 20 e il 20 e deve risultarmi corretto il tutto. Usare sempre il risultato precedente in due posizioni. E nella terza posizione un valore che varia sempre di 1, valore aggiuntivo confronto all'operazione precedente. In sostanza, qui andrò sempre ad utilizzare il risultato precedente e qui invece, in questa posizione qua, aumenta sempre di un valore nell'operazione successiva, quindi 1, 2, 3, 4. Allora, n è la sequenza di dei numeri naturali, r è il risultato. Con r fratto n verifico se un numero è divisibile o un numero primo. Questo si può fare per un dato che ho ricavato in alcuni video precedenti, dove mostro determinati angoli e punti in cui delle rette passano con costanza su tutti i numeri. Solo nei punti di incrocio i numeri possono essere divisibili. Solo nelle posizioni 1, 2, 6, 12 e 20 è una costante che è su tutti i numeri, che sarebbe 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4.
e via così. Allora, anziché eseguire un numero grande, ad esempio 6.000 fratto 2, poi 6.000 fratto 3, 6.000 fratto 4, eccetera, ho possibilità di ridurre la grandezza del valore da analizzare sequenzialmente. Questo, ad esempio, su numeri tipo 6.000 è ancora accettabile, ma su numeri molto grandi, tipo 600 milioni, 6 miliardi o roba del genere, per poter fare queste operazioni ho necessità di una potenza di calcolo molto grande. Allora, su valori molto grandi riduco la potenza di calcolo necessaria, perché vado a dimezzare o a ridurre sempre il valore che vado ad analizzare. Su valori con risultati con la virgola, possibili numeri primi, è però probabile l'approssimazione del computer e della calcolatrice, e in alcuni casi di appesantire la forza di calcolo, cioè la diminuisco da una parte però l'aumento da un'altra. È comunque un metodo alternativo per verificare se un numero è primo. È utile ricordare che esistono numeri facilmente riconoscibili visibilmente, che non sono primi, come ad esempio quelli che finiscono per un numero pari, da dopo 2, e quelli che finiscono con 5 o 0, da dopo 5, eccetera. Vediamo se mi sono dimenticato qualcosa da spiegare. In sostanza, questa operazione qua, n fratto 1 uguale a n meno n fratto 2 uguale a, cioè non è detto che la prima operazione mi dia sempre un numero divisibile, un numero intero e la seconda un numero non intero e viceversa. Cioè possono esserci anche valori sballati. Io qui indico le coordinate di dove i numeri possono essere interi. Dopo una volta raggiunto il 2, non servono più le operazioni perché da dopo il 2 ci sono altrettante operazioni di quelle che ho eseguito fino adesso, però sono inutili perché arriverò al massimo ad 1, che, cioè no al massimo, tutti i numeri risulteranno sempre 1. Se il calcolatore, il computer, compie correttamente le operazioni. Mi sembra tutto. Spero di aver spiegato abbastanza decentemente. E grazie. Alla prossima.